Allora, anzitutto un grande grazie perché siete qui stamattina. E alcuni di voi li ho visti in settimana almeno un'altra volta, quindi la Chiesa di Roma vi sta chiedendo tanto in questo momento. E grazie dunque per questo lavoro che si moltiplica. Qualche premessa al mio intervento di carattere diciamo generale, che però è bene chiarire e sulla quale dobbiamo sempre ricordarci di riflettere. La scrittura ci consegna un dato e l'esperienza mi dice che questo dato noi non lo teniamo facilmente presente nel nostro servizio, nel nostro annuncio, ovvero non tutti credono, non tutti vogliono credere. Il prologo di Giovanni ci dice che non tutti hanno accolto la luce che veniva nel mondo. Il testo degli Atti degli Apostoli ci dice che non tutti si giudicano degni della vita eterna, non tutti desiderano la vita eterna. Allora, carissimi catechisti, questa cosa noi dobbiamo tenerla presente, perché dobbiamo in qualche modo ricordarci che il nostro è un servizio che può anche ricevere un rifiuto, un diniego, una, diciamo così, indifferenza. E questo è importante che ce lo ricordiamo, perché a mio avviso è molto utile per tener presente che non tutto dipende da noi, sia sul versante della libertà personale delle persone che noi intercettiamo, che appunto possono scegliere di non trovare nulla di interessante in ciò che noi proponiamo o nella nostra vita o nel nostro annuncio, ma anche sul versante del primato dello Spirito Santo, ovvero non tutto dipende da noi, perché noi siamo degli strumenti nelle mani di Dio. E ripeto, non tutto dipende da noi, perché nel gioco della libertà noi intercettiamo delle libertà che possono esprimersi nel dire: non mi interessa quello che mi stai dicendo. Posso portare mio figlio alla catechesi, ma non mi interessa quello che stai dicendo. E ripeto, questo potrebbe non dire nulla della qualità del nostro servizio, della qualità della nostra catechesi, della qualità del nostro annuncio. Mi sembra importante tenere presente questo dato. Secondo dato, al netto del fatto che non tutti frequentano le nostre comunità parrocchiali, e c'è una fetta di popolazione della diocesi di Roma che non intercetta le nostre parrocchie o che le nostre parrocchie non intercettano, per cui è molto importante crescere e sviluppare una pastorale di ambiente sempre di più, quindi una pastorale, passatemi il termine ormai troppo abusato, in uscita, che per esempio ci metta in contatto con le scuole, con i docenti, con gli insegnanti, soprattutto se pensiamo all'età evolutiva, o anche chiaramente con altre realtà della popolazione del nostro territorio, immagino case famiglie con bambini in difficoltà, case famiglie con stranieri, no? Per cui è richiesta anche una modalità di comunicazione diversa. Quindi al netto di questo abbiamo ancora alcuni segmenti della nostra proposta ordinaria che attraggono, con le motivazioni più diverse, però continuano ad attrarre. E uno dei segmenti più forti per l'attrazione di coloro che non frequentano le comunità parrocchiali continua ad essere la richiesta di poter partecipare al cammino per la prima comunione. Perché presuppongo ancora questo dato e perché mi focalizzo su questa
su questo segmento, perché al momento nelle nostre parrocchie, anche al di là della qualità della nostra proposta, rimane per tutti un'occasione di grande richiamo di famiglie che altrimenti non verrebbero da noi. Quindi questo segmento della catechesi per la prima comunione è bene sapere e ricordare che è una delle più grandi calamite che noi abbiamo nella pastorale ordinaria, il che significa che insieme, diciamo, agli altri tre segmenti, li cito brevemente, che è il chiedere di poter dare il battesimo al proprio figlio, il chiedere di essere preparati a ricevere il sacramento del matrimonio e la partecipazione alle esequie, per cui anche la qualità celebrativa e comunicativa dei cosiddetti funerali può essere una grande occasione di evangelizzazione. Quindi, tenendo presente almeno questi altri tre segmenti, è bene che noi ricordiamo che quando incontriamo delle famiglie che vengono a chiedere il sacramento della prima comunione, noi in realtà abbiamo dinanzi a noi una grandissima opportunità, in alcuni casi di prima evangelizzazione o di nuova evangelizzazione. Cioè, possiamo cominciare a pensare che questo tratto del percorso non è e non sarà soltanto qualcosa che è relativo alla catechesi per la prima comunione, ma in realtà mi mette nelle condizioni di incontrare tantissimi adulti che hanno bisogno di ricevere un nuovo annuncio. Ci siamo? Perfetto. Detto questo, pensando in particolar modo non soltanto ai bambini, ma alle famiglie, quindi direi certamente pensando ai genitori, ma in realtà in modo ancora più efficace, come ci ricordava Don Andrea, pensando alla famiglia, ad una famiglia media che arriva in parrocchia e ci chiede la catechesi, io vorrei indicarvi, diciamo così, alcuni dati che è importante tenere presente e che in qualche modo anche la non risposta al questionario ha fatto emergere. Certamente alcune risposte, ma anche la non risposta ha fatto emergere, ovvero qual è la condizione media della famiglia che viene in parrocchia. Spesso noi ci troviamo di fronte a situazioni veramente complesse, articolate. Mi chiedo se invece nella nostra testa abbiamo in mente una famiglia che potremmo definire normale, passatemi il termine, però almeno così ci capiamo. Allora, questo è un primo passo da fare per la nostra formazione permanente, il dirmi ho la possibilità di incontrare persone che non vedrei, e sono tante persone che non vedrei in questa parte del mio servizio come catechista. In secondo luogo, non è mica detto che io sappia esattamente qual è il vissuto familiare di queste famiglie. E questo è importante intercettarlo, per questo sono molto convinto della bontà di questa proposta anche che Don Andrea faceva, perché serve anche a noi, cioè ci destruttura la testa, ci destruttura la mente. È molto importante che io mi ricordi che nella fase preliminare del contatto con queste nuove famiglie io conosca le famiglie, non parli ai bambini. E già capite, i termini che sto usando sono volutamente tali. Non parli alle famiglie, ma conosca le famiglie anziché parlare ai bambini. Perché il conoscere le famiglie, capite che è molto dinamico? Non ci sono io che mi devo preparare ad un incontro di un'ora in cui parlo alle famiglie, gli faccio già la catechesi, ho preparato tutto, ho preparato l'argomento, ho anche un bel brano biblico da commentare, tutto monodirezionale, tutto frontale. No, in realtà la fase iniziale è molto importante che sia più dinamica, conoscitiva, in cui, poi lo riprenderemo più avanti, e io mi disponga all'ascolto. Non subito al parlare.
se mi sarò concesso questo lusso, ovvero se mi sono proposto di ascoltare, di conoscere la situazione delle famiglie, probabilmente avrò anche capito qual è la loro dimensione relazionale, ma anche il loro, lo chiamerei così, il loro stato affettivo attuale. Sono tese, sono stanche, sono nervose, c'è un conflitto in atto all'interno della famiglia. E riprenderei un passaggio sempre toccato da Don Andrea nel commento ai questionari, e ritengo che questo sia veramente centrale. Se io mi troverò dinanzi ad una situazione familiare complicata, è molto facile che, senza che ce lo si dica apertamente, quella famiglia non si sentirà a posto nel contesto parrocchiale, non si sentirà allineata alla parrocchia, alla comunità. Non ce lo dirà, magari. In qualche modo non è detto neanche che se lo dicano essi stessi, ma c'è un vissuto implicito, interiore, su questa dimensione affettiva molto molto forte. Cioè è la rappresentazione di sé che la famiglia ha rispetto al contesto parrocchiale che incontra. Entrare in contatto con la rappresentazione di sé rispetto al contesto che la famiglia incontra è fondamentale. Perché se quella famiglia si sente non allineata rispetto alla comunità parrocchiale, è molto facile che non cerchi nessun dialogo con me, che mi ritrovi cioè di fronte alla classica famiglia che addirittura attraverso i nonni mi porta il bambino, se non appunto lo portano essi stessi, ma esattamente con questo gesto: ti lascio il bambino, me ne vado, lo vengo a riprendere. Cioè dietro questo tipo di relazione dobbiamo fare attenzione, perché non c'è solo disinteresse. Ci può essere l'idea che fra il mio mondo, il mondo di chi ti sta portando quel bambino, e il tuo mondo, te che sei catechista, te che vai a messa tutte le domeniche, te che sei sempre stato nella chiesa, fra il mio mondo e il tuo mondo io sento che non c'è purtroppo un punto di contatto, capite? Un punto di contatto. E se mi metto dalla parte di un catechista medio, magari sconfermatevi in questo, ma non è un giudizio, che cosa si insinua dentro? Il giudizio verso una famiglia di questo tipo: non te ne frega niente di noi, non te ne frega niente della catechesi di tuo figlio, non te ne frega niente del cammino di fede che stiamo facendo, capite? Quindi due vissuti impermeabili l'uno all'altro, per cui da una parte il genitore che non si sente adeguato sa che la sua famiglia non è esattamente la famiglia che tipicamente frequenta la parrocchia, e su questo chiaramente si sente distante, se non schiacciato, se non si autoaccusa addirittura. Dall'altra il catechista che inizia un processo di giudizio. Allora vedete che se procediamo così questi due mondi non si incontrano. È importante creare una frattura fra questa impermeabilità che connetta i due mondi. E perché questi due mondi non siano più separati, la dimensione dell'incontro, della conoscenza, va certamente cercata. È vero, certi temi non possono essere condivisi in un gruppo. Certe situazioni non possono essere oggetto di una condivisione a cuore aperto, chiamiamola pubblica, ma sta a voi trovare la soluzione giusta. In alcune parrocchie che ho incontrato in questo tempo, le catechiste mi dicono
che hanno vissuto i colloqui più belli con i genitori al supermercato o al bar. Perché vedete, non è sempre necessario creare dei momenti formali per questo incontro, ma se io ho mentalizzato questa necessità, l'ho fatta mia, allora so che ogni contesto del nostro territorio parrocchiale può essere il contesto giusto. In ogni caso, tutto ciò che interrompe la distanza fra i mondi e che crea un contesto di accoglienza, di empatia, di proprio anche potrei dire dà la sensazione di un abbraccio, ecco, tutto questo è molto utile avviarlo. Mi piace pensare che tutti coloro che non hanno risposto al nostro questionario potrebbero non averlo fatto proprio per questo vissuto interiore. E che quindi quella fetta della torta che ci diceva proprio la prima slide, no? Che il 23 circa per cento ha risposto e delle parrocchie e l'altro no, può essere riempito con tanti dati, certamente anche la grande vitalità delle nostre parrocchie, la grande difficoltà ad inserire anche la proposta di un questionario ai genitori, tante cose, però potrebbe anche darsi che implicitamente ci sia detti questa cosa purtroppo non mi riguarda ed è bene che noi questo tema lo consideriamo. Ora la sfida è far entrare questa situazione all'interno del percorso sinodale, ovvero noi potremmo porci una domanda: ma questi dati del vissuto delle nostre famiglie e della relazione che noi riusciamo ad intessere con loro, come farli entrare nel percorso sinodale che la Chiesa tutta ha ormai avviato? Allora, io utilizzerei tre passaggi. Il primo, il percorso sinodale ci invita a camminare insieme, syn odos, stesso cammino, stessa strada. Non tanto con l'idea di una strada parallela che va verso la stessa direzione, ma direi di una strada condivisa, che comunque converge verso un punto di maggiore vicinanza. Quindi sinodo è camminare insieme. Ma sinodo, ce lo siamo detti fin dall'inizio del percorso che abbiamo iniziato diversi anni fa, è anche ascoltare. Il tema del cammino sinodale, di questo nostro secondo anno del cammino sinodale diocesano, lo abbiamo ricevuto nei sussidi ad inizio anno, è il primo servizio è l'ascolto. Se non ce l'ha, lo può scaricare dal sito della diocesi. Sì, perché li abbiamo terminati da poco, non sono più in cartaceo, non ci sono più. Quindi il primo servizio è l'ascolto. Ah, molto interessante. Allora, se fare sinodo significa imparare ad ascoltare, e guarda caso c'è un mondo di genitori che io non intercetto per niente, allora forse io posso fare sinodo se mi invento qualcosa che interrompa questo blocco, no? Interrompa questo silenzio. Posso fare sinodo, vedi? Al di là dei cantieri o all'interno dei cantieri quest'idea non c'era venuta, però è un modo molto semplice per essere in cammino. Il terzo dato del fare sinodo, dopo il camminare insieme e dopo il darsi del tempo per ascoltare, è che questo itinerario verso il sinodo sulla sinodalità vuole aiutare tutte le comunità cristiane ad essere missionarie. Lo dico sempre quando incontro le parrocchie del mio settore. Diciamoci che il nostro obiettivo non è star bene insieme. Cioè l'obiettivo delle nostre parrocchie non può essere lo star bene insieme. Se stiamo bene insieme, meno male.
ma implicitamente noi dobbiamo dirci che non dobbiamo andare in parrocchia per star bene con le persone che stanno in parrocchia, perché Cristo Gesù non è venuto sulla terra per questo motivo. E se noi abbiamo ricevuto la fede e l'abbiamo incontrato in un modo bello, forte, profondo, personale, intenso, è, come la Scrittura stessa ci ricorda, sempre per una missione specifica, per una maggiore responsabilità. A chi è stato dato sarà chiesto, e se ti è stato dato tanto, sarà chiesto tanto. Io ho un fratello non credente, ma non credente per certi versi anche anticlericale. Ma io mi dico sempre, perché lo sento, lo percepisco, io non penso che sia esclusivamente una sua responsabilità il fatto di non credere. Penso anche che la rivelazione che il Signore ha avuto di sé con me sia stata di un certo tipo, e che forse lui non abbia potuto incontrare il Signore come il Signore invece a me si è rivelato. Questo mi dice qualcosa rispetto al dono della mia vita, ovvero l'essere catechisti non è esattamente un fare un servizio che sento anche affine alle mie corde, ma può essere anche un rispondere ad una rivelazione che il Signore mi ha fatto, un restituire il dono di grazia dell'incontro con Lui che io ho ricevuto e magari un mio parente a me molto vicino purtroppo non ha ricevuto come l'ho ricevuto io. Ora, senza grandi proselitismi, senza fare chissà che cosa, però l'essere consapevoli di questo dono è molto importante, perché mi fa crescere nella gratuità e intensifica in me il desiderio di servire il Signore e la Chiesa. Ripeto, con grande gratuità. Dunque, il dato del vissuto delle famiglie si incontra con il nostro fare sinodo secondo almeno questi tre passaggi: camminare insieme, ascoltare e essere in missione. A me, catechista adulto, dotato di libertà, di creatività, di affettività, di amore, di gioia, sta il mettere insieme questi elementi, il vissuto familiare, il sinodo che tutti ci coinvolge e che vuole convertire la pastorale ordinaria in un'ottica più missionaria di quanto finora siamo stati capaci di fare. Vorrei leggervi un passaggio di una lettera, più che una lettera è un testo breve che il Cardinale ha regalato a noi prima di Natale, il Cardinale Vicario. La stessa Chiesa da sempre è molto più abituata a parlare e ad insegnare, molto meno a mettersi in ascolto, ma è necessario continuare in questo sforzo, anche se non ci viene naturale, perché solo con una giusta docilità di cuore è possibile realizzare attraverso l'ascolto quella comunione con i fratelli e con Dio a cui ciascuno di noi è profondamente chiamato. Mi chiedo, sono capace di ascoltare? Quanto ascolto? È fondamentale porci queste domande e comprendere che solo l'ascolto personale e intimo di Dio può portarci a volere e saper ascoltare l'altro. Le difficoltà nel riuscire in questo proposito sono molte, come accennato, non ultimo il vivere in questo tempo così frenetico in cui tutto scorre e viene vissuto a velocità dissennata, ovvero l'ascolto ci fa fermare, è come se ci fa bloccare il tempo. Altra opposizione all'ascolto: nell'attuale società del fare l'ascolto sembra essere una non attività, rischia di essere vissuto come una sospensione del fare più che come un fare altro. Prendo spunto da queste parole del Cardinale Vicario per dirvi: quando noi pensiamo all'incontro con le nostre famiglie, con le famiglie in genere, e soprattutto riconosciamo che
possiamo avere di fronte dei vissuti familiari non esattamente disposti a ricevere il nostro annuncio, quindi dobbiamo conoscerli, dobbiamo capire cosa c'è, è molto importante non preparare l'incontro al dettaglio fino all'ultimo secondo, perché se io ho preparato tutto, la mia testa è piena, i miei fogli sono pieni, l'ascolto non ci sarà. Quando io incontro le famiglie è molto bene dare dei semplici stimoli, come degli attivatori. Magari fare poi una chiusura con loro, ma certamente dedicare il tempo che io vorrò impiegare nell'incontro con le famiglie, nell'ascolto delle famiglie, all'ascolto. Non tutto deve essere preparato a pennello e nei dettagli, altrimenti non c'è tempo per ascoltare e io sarò pieno della frenesia interna di dover fare tutto quello che ho programmato. Torno a dei passaggi dei questionari. Avrete notato che quando viene fatta la domanda su il cammino della parrocchia, ti interessa, lo senti per te, no? Fra le risposte c'era un partecipare insieme. Ecco, ritengo che dopo aver vissuto una fase conoscitiva delle famiglie, soprattutto all'inizio del percorso per la catechesi, quindi quando si avvia la relazione, sia molto efficace il partecipare insieme ai figli. Don Andrea ci ricordava che hanno pochissimo tempo per stare da soli, sia molto efficace partecipare insieme ai figli piuttosto che immaginare percorsi separati. Quindi se dobbiamo ancora immaginarli, io direi consideriamo che questo ha una potenzialità ancora maggiore, perché il figlio sarà certamente molto più tranquillo e il genitore sarà certamente molto più recettivo, perché l'annuncio viene fatto in un momento di tenerezza familiare, in cui la famiglia è insieme. D'altro canto, pensando alla testimonianza di Cristiano, quindi del gruppo dei papà di San Roberto Bellarmino, ogni volta che ho ascoltato una testimonianza da quel gruppo lì, e quindi non solo la testimonianza che oggi Cristiano ci ha offerto, ma anche di altri partecipanti a quell'esperienza, mi ha colpito molto l'uso di un termine che anche oggi Cristiano ha usato. Ha detto, e ripeto, non solo lui l'ha detto, noi ci sentiamo confortati. L'uso di questo termine è molto interessante per noi, perché ci dice che uno dei servizi più belli che possiamo offrire alle nostre famiglie non è tanto e soltanto quello di annunciare, di dire qualcosa, ma anche di far sentire la parrocchia come un contesto in cui si riceve luce, ristoro per una vita che è per tutti noi complicata, affannata, complessa, articolata, poco analizzabile sulle linee di una tradizione che fin qui ci ha portato. È tutto molto nuovo quello che sta accadendo. Se dei genitori ci dicono che si sono sentiti confortati nell'incontro che la parrocchia ha proposto loro, io dico, ce l'abbiamo fatta. Perché è tutta l'umanità che ha ricevuto un annuncio. Non c'è la formalità dell'annuncio della fede, punto e basta, per cui ti istruisco, ti passo un messaggio. Ma se un genitore mi dice io vengo qui perché mi sento confortato, accade esattamente quello che è accaduto in tanti episodi della scrittura, in cui chi incontrava Gesù riceveva da lui pienezza di vita, luce. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. A coloro che questa luce l'hanno accolta è stato dato il potere di diventare figli di Dio.
Vedete che si passa da un incontro molto impostato sulla razionalità, sulla conoscenza, ad un incontro che ingloba tutte le dimensioni della persona. E guardate che questo serve perché stiamo tutti stanchi, affannati, tendenti al triste. E questo è già in sé Vangelo, è già in sé un annuncio di una buona novella. Se un genitore mi dice io mi sento confortato, io gli dico tu hai, grazie a Dio, ricevuto una buona novella per la tua vita. Un ultimo passaggio e poi mi taccio. Su quello che riguarda le situazioni familiari complicate, ho evidenziato una risposta al questionario credente non praticante alla terza domanda, pagina 9. Sono credente, ma la rigidità della struttura ecclesiastica non può far parte pienamente della mia vita. Sono sposata con due splendidi figli, ma mio marito è divorziato. Per la Chiesa siamo una coppia di peccatori. Io una concubina che non potrebbe fare la comunione. Ho sempre praticato fino a quando ho capito che la Chiesa non è inclusiva. Allora, una risposta del genere poteva andar bene, o come dire, potevo accettarla completamente fino a 10 anni fa. Se una persona risponde così nel 2023, dopo tutto il magistero di Papa Francesco, vuol dire che quel magistero non ha toccato questa fascia di popolazione. Allora io dico a voi oggi che siete qui, ma noi questo magistero lo conosciamo? Noi sappiamo che cosa dice Amoris Laetitia rispetto alle situazioni familiari difficili e complicate? Perché un dato è che questa popolazione, che queste persone battezzate non lo sappiano. L'altro dato, visto che siamo insieme oggi, è chiederci se noi lo sappiamo, se almeno noi lo sappiamo. Se abbiamo fatto entrare all'interno del nostro percorso di formazione della catechesi, mi viene in mente per esempio anche appunto il terzo cantiere, su cui siamo tutti chiamati ad aggiornarci, ma questo è esattamente il terzo cantiere, cioè quello che viviamo qui stamattina. Se noi sappiamo quello che c'è di nuovo rispetto a questi temi. E veramente adesso chiudo. Ogni volta che c'è l'accusa c'è il tentatore. Ogni volta che stiamo spalle al muro c'è il grande menzognero. Più noi teniamo le famiglie nella condizione di sentirsi inadeguate alla Chiesa perché vivono una situazione familiare complessa, e più facciamo il gioco del menzognero, del grande accusatore, del nemico del genere umano. Più noi togliamo fuori questo velo, questo telo di menzogna e di autoaccusa per cui ci si sente indegni, più facciamo veramente il gioco che ha fatto il Salvatore, il Messia, quando è venuto in mezzo a noi. Cioè più giochiamo realmente nella sua squadra, che ha tolto le catene dell'accusa e del giudizio, quel giudizio non sano che fa la verità, ma il giudizio che blocca, che inchioda, che ti fa stare appunto spalle al muro. Lui l'ha tolto tutto questo, più giochiamo nella sua squadra. Grazie e buon break. Una domanda è: perché non si fanno più incontri non solo con i catechisti, con noi catechisti, ma anche con i parroci? No, a parte che qui ci sono dei parroci, viceparroci, ce ne sono svariati, io li ho visti, e quindi sono venuti a congelarsi con noi e a partecipare, quindi non direi proprio che non c'è nessuno. Ma poi lascio soprattutto la risposta al vescovo.
Ma io mi chiederei perché lo sentiamo così importante, anzitutto, nel senso è bello che ci siano anche i parroci, è bello che siano qui i sacerdoti che ci accompagnano, però potremmo anche dirci, è proprio necessario? Nel senso, lo sentite necessario? Perché in qualche modo è un momento di formazione che è piuttosto diretto a chi si occupa di catechesi, no? Quindi non è detto che debbano per forza esserci parroci. Poi, se mi metto dalla parte del parroco, dico anche che non è facile poter ritagliare un tempo così, no? Perché poi ci sono anche altre attività, per dire, stamane c'è sempre anche l'assemblea della vita consacrata, cioè il parroco ha in genere tanti input, tante realtà da seguire e non è sempre facile poter dare il tempo adeguato a tutte le realtà che vanno seguite. Io porrei questo tema, insomma, mi chiederei perché lo sento così importante che ci sia, ma con grande libertà, perché in realtà mi sembra che questo non è così necessario rispetto alla formazione che stiamo vivendo. Non ho capito. Sì, nel senso che è anche molto bello sganciarsi un po', no? dall'ala un po' protettiva del parroco e vivere un momento di formazione per il vostro apostolato laicale. Sì. Una domanda che chiedeva a Don Daniele proprio un chiarimento, perché Don Daniele prima diceva che, nel senso che la nostra comunità cristiana è missionaria, e diceva il nostro obiettivo non è stare bene in parrocchia, no, non è questo il primo obiettivo, il che non vuol dire che il nostro obiettivo è stare male in parrocchia, ovviamente, no? Quindi chiedevano un chiarimento, dice, in che senso il nostro obiettivo non è stare bene insieme? Perché uno potrebbe dire, beh sì, stare bene insieme mi sembra importante, no? Quanto tempo avete? Allora, noi dovremmo un attimo su questo chiarirci, perché star bene insieme è importante, è utile, ci fa bene, ed è evidente che se noi siamo in parrocchia o stiamo in parrocchia è anche perché oggettivamente lì sentiamo di vivere un clima che relazionalmente ci nutre e la metto lì anche, ci permette di esprimerci, no? Perché alcuni di noi possono avere dei carismi che nel contesto comunitario si esprimono bene e possono essere ancora più vivificanti. Ma dobbiamo fare attenzione perché esattamente questo, se per esempio pensiamo semplicemente alla scrittura, non è esattamente quello che troviamo nel messaggio che la scrittura e dunque la parola di Dio ci rimanda. Faccio un esempio analogo. Posso chiedermi perché prego? Alcuni di noi potrebbero pregare sempre per cercare una consolazione, cioè per sentirsi effettivamente vicini al Signore e consolati da Lui. Ma la preghiera di per sé non può essere soltanto questo. La preghiera è anche comprensione della volontà di Dio. È percorso di assimilazione alla vita del Figlio, per cui come il Figlio pregava da Figlio unigenito, ogni volta che io prego divento figlio un po' di più alla sua maniera, no? La preghiera può essere anche aiuto per resistere nei momenti di grande difficoltà o di disperazione. Dunque, già soltanto se noi fissiamo la nostra attenzione su questo ambito della vita cristiana, che è l'orazione, la vita di preghiera, che è la quarta parte del catechismo,
ci rendiamo conto che io potrei approcciare alla preghiera sempre cercando consolazione, ma in realtà il Signore mi ha concesso questa modalità di comunicazione con Lui per fini molto anche più variegati, no? Rispetto alla consolazione. Perché no? Per capire qual è la mia missione. Allo stesso tempo la comunità parrocchiale della quale noi facciamo parte, se ha anche solo implicitamente, cioè anche senza dirselo, ha l'obiettivo di star bene al suo interno, potrebbe accadere con grande facilità che questo diventi l'obiettivo finale. Per cui noi torniamo in parrocchia, allora passatemi un po' le esagerazioni perché così ci capiamo, torniamo in parrocchia perché lì stiamo bene, a casa stiamo male, torniamo in parrocchia perché lì siamo valorizzati, al lavoro nessuno ci valorizza, torniamo in parrocchia perché lì abbiamo delle buone relazioni e non ci accorgiamo che c'è tantissima gente che non sta ricevendo nessun tipo di annuncio, di luce, di consolazione, di conforto, perché noi abbiamo fissato l'obiettivo nello star bene fra di noi. Quindi lo star bene fra di noi va bene se è non visto come un obiettivo, ma visto come un'opportunità in più per vivere con slancio la nostra vocazione. Ma se diventa un obiettivo, state pur certi che mortifica la vocazione fondamentale della vita cristiana, che è esattamente fare e vivere come ha vissuto Cristo Gesù, il quale non è rimasto chiuso con i suoi 12 apostoli, ma ha vissuto sempre la relazione con i 12 apostoli come una scuola per la missione e per la testimonianza. Aspetta, aspetta. Allora, abbiamo avuto un problema col server del vicariato, quindi la posta non è arrivata. Allora, chiederei a chi ha fatto le domande, a chi ha scritto la mail con le domande, se per favore c'è Teresa col microfono, se ce le ripete a voce. Aspettate un secondo, abbiate pazienza che passa. Scusate. Una cosa che volevo chiedere, l'accoglienza alle famiglie di divorziati, come avete spiegato prima, si fa in parrocchia. Però una domanda che loro fanno con gran dolore, io ho visto, è la richiesta di fare la comunione. Questo è un gran dolore che loro hanno e io devo dire con gran dolore non so che cosa rispondere, perché loro magari si sentono accolti, non giudicati, però dice perché io poi nel momento migliore della messa, dove posso incontrare il Signore, non posso farlo. Che cosa ho fatto di così brutto per avere questo? Ecco, io l'ho detto in maniera molto povera, sì. Però ecco, questa è la richiesta. E penso che questa domanda intercetta varie altre domande. Qualcuno me l'aveva fatta a voce, qualcuno me l'aveva scritto. Si diceva, è vero l'accoglienza, però poi ci sono alcuni momenti in cui ho un po' la questione posso fare il padrino, non posso fare il padrino, no? Forse quella, anche sto tema dei padrini, insomma ne stiamo sempre a parlare, si potrebbe cercare di risolvere. Il tema della comunione a volte resta un punto caldo e qualcuno mi diceva ma questo magistero di Papa Francesco a cui Don Daniele faceva riferimento, no? Ma poi concretamente in che consiste? E io lascio la parola a Don Daniele. No, vorrei rispondere, però mi spiace, lascio la parola al Vescovo. Allora, parto da quest'ultimo passaggio di Don Andrea, il magistero di Papa Francesco. Esattamente direi consiste anzitutto con l'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Quel testo andrebbe letto,
Il capitolo 8 in particolare, quando tratta la situazione delle famiglie particolari, dovremmo averlo un po' fatto nostro. Ma c'è anche una sezione che riguarda l'educazione dei figli, la relazione con i figli, anche quella è molto interessante. Amoris Laetitia è un testo veramente, passatemi il termine, mi dispiace usarlo, però lo uso, modernissimo, perché proprio i concetti, ma anche i termini utilizzati, sono realmente corrispondenti non solo al vissuto delle famiglie attuali, ma anche all'interno di Amoris Laetitia ci sono molti contributi delle scienze umane. Si sente proprio che il Papa ha chiesto il contributo di tantissimi studiosi cattolici che, a partire dall'antropologia cristiana, hanno sviluppato percorsi di accompagnamento per le famiglie, chiaramente con un orientamento cristiano. Quel testo respira molto, quindi, non solo di teologia, di antropologia teologica, di filosofia, perché c'è molto San Tommaso, ma anche c'è molta psicologia, c'è molta sociologia, c'è molta pedagogia, e tutto questo ha dato vita a questo documento che io consiglierei a tutti per una lettura, perché tra l'altro anche il linguaggio utilizzato è molto piacevole, non è un testo che comunica distanza, è molto bello, è proprio ben fatto, ma è, come dicevamo prima, riconoscevamo prima, non esattamente stato già raccolto dalle comunità cristiane in primis, quindi non solo dalle famiglie che, pur essendo composte da battezzati, vivono una situazione familiare difficile, ma gli stessi operatori pastorali, anche noi, non è mica detto che l'abbiamo letto. Eppure ha molto a che fare con il servizio della catechesi. Quindi, in che consiste il magistero? Io direi, anzitutto, comincerei leggendo e studiandomi quel testo lì. Poi considerate che nell'attuale ridefinizione della Curia Romana, che non è esattamente il Vicariato di Roma, ma è l'organismo di governo che si trova in Vaticano e che ha la missione di governare non solo la Città del Vaticano ma anche tutta la Chiesa mondiale, che è stata riformata nel 2022 con la Praedicat Evangelium, c'è tutto un servizio sulla famiglia, oltre che chiaramente quello sulla catechesi, che ha molto da dirci su questi aspetti anche di pastorale familiare che si incontra con la catechesi ordinaria. Rispetto poi alla domanda specifica sul dolore nel non poter fare la comunione, prendo quindi una parte di Amoris Laetitia e la condivido ora con voi. Perché il documento chiede che queste coppie, immaginiamo una situazione per cui c'è un credente battezzato praticante che incontra un divorziato da un matrimonio sacramentale e insieme decidono di iniziare un percorso familiare, ma non possono sposarsi, no? Almeno la situazione che più frequentemente mi si è presentata è di questo tipo. Poi ci sono anche molte coppie che non possono sposarsi perché ambedue vengono da matrimoni che si sono interrotti. Ora, il documento Amoris Laetitia chiede a queste famiglie, propone, scusate, a queste famiglie di iniziare un percorso di accompagnamento che in genere, nella maggior parte dei casi, è promosso dal pastore, dal sacerdote, ma non è l'unica figura che è immaginata come figura di aiuto in questo percorso di accompagnamento. Perché noi abbiamo parlato dell'esito finale, ovvero posso o non posso fare la comunione, ma in realtà questo, sia per ciò che dice Amoris Laetitia che per la mia esperienza personale, quel dato lì non è più un dato che si può dare subito.
Bisogna cioè iniziare un cammino di accompagnamento che non può coincidere con un solo incontro, deve essere esattamente un cammino, al termine del quale si può capire che tipo di soluzione trovare sul versante della comunione sacramentale. Mi sono spiegato? Quindi, perché anche Amoris Laetitia non è stato così accolto e condiviso come il Santo Padre desiderava? Perché non dà delle soluzioni cotte e mangiate, non dà delle soluzioni, utilizzando, come dire, il format del nostro questionario, a domanda chiusa, ma dà delle soluzioni a domanda aperta. Domanda o risposta che dir si voglia, ok? Cioè, noi eravamo abituati a dire: se tu sei così, allora puoi fare questo e non puoi fare questo. Questo processo di discernimento pastorale non è più vero e valido per ciò che riguarda la pastorale familiare. Quindi non c'è più la soluzione, la casella da cliccare o il pulsante da spingere in base a come stai, ma ci sono percorsi da avviare. Ed è molto bello, vi assicuro, anche dal punto di vista del ministero sacerdotale, è molto bello questo, perché questa è vita, questa è la vita, che non è sempre incasellabile, ma ha bisogno di essere accompagnata, di essere dischiusa, di essere accolta. Questa è la vita, e finalmente abbiamo la possibilità come Chiesa di agganciare questa vita e di poterla accompagnare. Quindi, per esempio, una cosa molto pratica è: se vi rendete conto che c'è una persona che appunto che si sente esclusa o che ragiona con questo, o che vi ha manifestato un malessere in questo, mettete in crisi la posizione iniziale. Ma sei sicuro? Ne avete parlato col parroco, avete provato? Cioè, capito? Rimandare proprio a questo accompagnamento. Poi magari la persona non è che l'accoglie subito, però sa che non è così scontato ciò che pensava. E, Teresa, sempre chi aveva fatto domande, solo chi le aveva scritte, eh? E poi una lì e poi ce n'era qualcuna a sinistra. E assistiamo ultimamente ai bambini che vengono al catechismo della prima comunione che sono completamente disinteressati all'argomento. Ci vengono perché mi ci porta mamma, io qui non ci voglio stare, faccio la prima comunione così me la tolgo dalle scatole. Allora, è giusto, al di là del fatto che l'esperienza che fai da bambino magari in età adulta ti può tornare, eccetera, ma è giusto tenere questi bambini un'ora e mezza a settimana in questi gruppi che tra l'altro sono, cioè, disturbano, tra virgolette, però disturbano l'andamento del gruppo? È giusto costringerli a fare questo? O magari okay, aspettare che maturino loro? Non lo so. Grazie. Raccogliamo anche quella domanda lì che aveva alzato la mano. E poi c'era un'altra mano che avevo visto. Io vorrei porre una domanda rispetto alla Chiesa inclusiva. Noi abbiamo avuto un po' di problemi nella relazione con le famiglie per quanto riguarda la scelta dei padrini e delle madrine riguardo alla cresima che abbiamo fatto il 3 dicembre. Questo ha creato veramente tensione perché ci chiedevano a noi, insomma anche al parroco, chi potesse fare il padrino, anche persone non sposate in chiesa e persone conviventi. La risposta è stata che il diritto canonico non prevedeva questa cosa, e quindi anche qui l'ennesima sconfitta, tra virgolette, chiaro, che le famiglie hanno fatto tutto con un borbottio e una lamentazione continua. Quindi chiediamo anche aiuto a voi, e come poter prevenire che si
si creano questi conflitti. Grazie. Grazie. Allora, rispondiamo. Ultima, qui. Relativamente alla, alla questione della comunione per i divorziati, mi era sembrato una volta di cui parlavo, in cui parlavamo di questo parla un po' più vicino in cui parlavamo di questo argomento, di aver interpretato che seguendo il percorso individuale che diceva Don Daniele, la comunione dei divorziati poteva essere appunto concessa. E proprio siccome come risultato di un percorso individuale che poteva essere diverso in tanti casi, di andarla a fare in un'altra comunità, in questo senso, se è così. Sì, ci sono diverse possibilità, è inutile però approfondirle troppo, comunque sì, ci sono diverse possibilità di questo genere. Il punto è precisamente però il rimando al colloquio e al percorso personale. Allora, due battute su quello che dicevate. La questione dei padrini. La questione dei padrini purtroppo è una questione aperta, e dicevamo anche prima con un parroco, con Don Marco, dicevamo, ma insomma forse bisognerebbe prendere una posizione comune, perché è così. Sapete che è molto importante da questo punto di vista prima dire non arrivare a questo punto che ci raccontava la catechista. A questo punto non bisogna arrivarci, cioè non devi arrivare al punto che loro arrivano e ti dicono la madrina è la zia Concetta, tu gli chiedi la zia Concetta ha i requisiti per fare la madrina? No, allora non lo può fare. A questo punto non bisogna arrivarci, cioè, bisogna evitare di avere a questo punto, essendo o estremamente chiari prima con i criteri, oppure togliete i padrini e le madrine, decidete col parroco, oppure non fate i padrini e le madrine ma fate i testimoni come fanno in alcune parrocchie, cioè n soluzioni, parlate col vostro vescovo di settore, decidete una posizione, ma non arrivate a questo punto, perché quel punto, come diceva, è un punto che rovina tutto. Poi col borbottio, le cose, cioè così abbiamo perso sicuramente, no? Quindi non dobbiamo arrivare a questo scontro. Poi come la soluzione pratica, purtroppo non c'è una soluzione comune in Italia ancora, e quindi dobbiamo un po' metterci d'accordo ciascuno con la propria autorità ecclesiastica competente. Comunque questa cosa che diceva Don Andrea, anche qui per esperienza, è veramente risolutiva, cioè se noi fin da subito chiariamo quali sono i criteri per l'individuazione del padrino o della madrina, vi assicuro che tutto questo malessere non si crea, perché il vero malessere è molto forte quando mi ero immaginato che la tal persona lo potesse fare e avevo in qualche modo nel mio cuore trovato una serie di dati che mi facevano dire che era la persona giusta. Quindi il malessere è ancora più forte se in qualche modo avevo assaporato la bellezza di avere quella persona come padrino o madrina. Se neanche me lo concedo perché so che i criteri sono diversi, vi assicuro che la cosa diventa molto più pacificata. Quindi è veramente così come diceva Don Andrea, bisogna essere chiari fin da subito. La domanda sul bambino 9 anni completamente disinteressato, sto qui perché mi ci ha mandato mamma. Ok, mi sembra legittima la domanda, ma ha senso continuare con un bambino che ha una posizione così chiara? Forse no, cioè forse vale la pena fare un incontro insieme. Non è detto che quello che dice il bambino sia vero al 100%, magari sta esprimendo un altro malessere, mi annoio, oppure a casa in realtà mi hanno fatto capire che questa è una stupidaggine, che cioè lo facciamo perché lo dobbiamo fare. Possono esserci tanti motivi. Può essere che valga la pena interrompere il percorso? Certo, sì, certo che può essere. Può essere che magari vale la pena fare un incontro con i genitori insieme, può essere l'occasione anche per tirare fuori il malessere e per
diciamo, arrivare a una decisione condivisa. Quindi non avrei nessun timore a dire va bene, allora non lo facciamo adesso. Quindi a spingere un po' il bambino e i genitori a dire non, magari non è il caso di farlo adesso, si può fare più in là. Se invece si persiste nella linea. Va bene, allora, ultimissimo momento dell'assemblea di questa mattina per concludere, vorremmo dirvi alcune cose pratiche. Primo, e poi invito Don Enzo che ci deve... Ecco. Primo, il materiale di questa assemblea, sia le cose che avete sul libretto, che i grafici che abbiamo mostrato, che i video, verranno tutti caricati online a vostra disposizione. Vi invitiamo a, se riuscite, provare a organizzare con i genitori della catechesi un momento di ascolto, un incontro sinodale. Il questionario potrebbe essere un'occasione. Sapete, la diocesi ha fatto un questionario per i genitori, insomma, lo presentate e poi può essere l'occasione per riproporre alcune domande e fare una condivisione, potrebbe essere interessante, quindi sfruttatelo magari come occasione di incontro sinodale. I genitori della catechesi sono i primissimi da ascoltare effettivamente. Un altro punto, è finito il corso di formazione base per catechisti che c'è ogni anno da settembre a dicembre, ci sarà anche l'anno prossimo da settembre a dicembre, ed è un corso base per catechisti dell'iniziazione cristiana. Nella seconda parte dell'anno facciamo sempre un corso di formazione permanente. Quest'anno l'argomento del corso è la preghiera. Il corso sarà, come al solito, online, con degli incontri settimanali, con alcuni incontri in presenza. Lo terrà la badessa del monastero dei Santi Quattro Coronati, Suor Fulvia Sieni, una monaca agostiniana, e sarà una iniziazione alla preghiera cristiana. Come si prega? Perché riteniamo che per, diciamo, avere chiarezza su questo punto sia fondamentale per i catechisti, perché poi chiaramente una delle cose che noi dobbiamo fare con i bambini, con i ragazzi, è pregare insieme e nel pregare insieme insegnare a pregare. Quindi è utile che ci riflettiamo un po' bene, ok? Allora, questo corso sarà il giovedì sera e gli incontri serali sono molto brevi, dureranno 50 minuti. Incontri online, e poi ci saranno due sabati mattina al monastero dei Santi Quattro, in cui si faranno degli incontri un po' più lunghi, in cui si mette in pratica quello che si è detto in teoria. Il corso comincia il 9 febbraio e ci sono sei incontri online e poi due incontri in presenza il sabato mattina. Lo trovate sul calendario, online, eccetera, eccetera. Va bene, quindi se volete iscrivervi ancora si può. Nel frattempo è partito, come forse sapete, il corso di formazione per i catechisti istituendi. Qualcuno di voi fa parte di questi candidati al ministero di catechista e questo corso andrà avanti tutto l'anno solare fino poi alla fine dell'anno, e all'inizio del 24 ci saranno le istituzioni dei catechisti.